Sono orgogliosa di poter rappresentare per i prossimi 5 anni ancora Confcommercio Palermo. Significa che abbiamo fatto bene, abbiamo seminato bene, soprattutto siamo stati protagonisti di cambiamento di una visione economica e sociale. Abbiamo saputo guardare con occhi nuovi verso un cambiamento epocale e abbiamo riempito di contenuti la rappresentanza e soprattutto ci abbiamo messo la faccia. Questo secondo mandato sarà certamente una sfida impegnativa perché arriva nel momento più complicato già di una crisi economica in atto a cui si è aggiunta una crisi pandemica. Confcommercio Palermo ci sarà per indicare strade nuove, per indicare nuovi percorsi, per la formazione, per l'accesso al credito, ma soprattutto per una visione di economia che deve contemperare il tradizionale con l'innovativo, che deve contemperare il commercio fisico con il commercio online e il futuro del nostro paese dipenderà dall'impegno di imprenditori e di imprenditrici che ci metteranno ancora tanto loro impegno, fatica, in alcuni casi dolore, ma soprattutto grande, grande passione ancora una volta. Cercheremo di salvaguardare l'identità stessa delle nostre città, perché senza quelle attività, senza quel commercio fisico, avrebbe perso senso anche il nostro vivere sociale, le nostre stesse città. Confcommercio avrà un ruolo essenziale nell'indicare nuove visioni e nuove vie di uscita, guardando con occhi nuovi a un'economia che si innova e una società che cambia. E come diceva Annibale, o troveremo una strada o ne costruiremo una nuova.